La grande crociera, perché l'ho scritto? Nel 2012 venne ad abitare da me mio padre. Aveva un desiderio, offrire la crociera a tutti i figli. Per un motivo o per l'altro non si è potuta fare. Allora gli dissi, papà, sai cosa faccio? Ci scrivo un romanzo su. Lui si mise a ridere e va bene. E iniziai a scrivere questo romanzo. Poi purtroppo dopo un anno se n'è andato lui per altri liti. Sono accadute altre cose drammatiche e di scrivere non mandava più. Dopo 6-7 anni, grazie alla pandemia, ho ritrovato il mio tempo e ho riscritto di sana pianta il romanzo che avevo iniziato anni prima. Cosa tratta? La trama è molto semplice, la grande crociera indica un viaggio in mare. Un viaggio in mare realizzato su un'iniziativa di una scienziata che offre a tutti i croceristi gratuitamente la possibilità di godersi un tempo indeterminato al fine di registrare le emozioni di ognuno mentre recitano come protagonisti della verità tutti i loro sentimenti, i loro malesseri e anche le cose belle. Qual è lo scopo? Lo scopo della scienziata è di mettere a punto un dispositivo affinché ciascuno, soprattutto quelli che ne hanno più bisogno, possano, nel caso in cui si trovino ad avere delle emozioni negative che fanno soffrire, possono, spingendo un semplice clic, un pulsante, un dispositivo, possono trasformare queste emozioni negative in emozioni positive, razionalmente, con la volontà, con il libero arbitrio, si può decidere, appena compare un'emozione negativa, di passare da un'emozione positiva, un po' come quando ci capita di sentire un profumo che ci fa piacere e ci toglie tutti i malumori. Bene, questa è l'intenzione. La ricerca va avanti. I croceristi è gente particolarissima, sono tutti malati psicotici, delinquenti, criminali comuni, quindi è un ambiente abbastanza particolare. Di conseguenza, durante queste performance, ognuno di questi personaggi dice di tutto e di più. Siccome è libera la performance, posso, e poi nel mare non c'è il poliziotto di turno o il giudice che ti può venire a contestare quello che stai dicendo. Di conseguenza ognuno dice quello che gli pare liberamente. Però la cosa non è così semplice. Come sempre succede nella vita, ci sono anche aspetti negativi di tutta questa bellissima crociera per sperimentare le emozioni umane. C'è qualcuno che trama per lo schifine, qualcuno che vorrebbe appropriarsi dei risultati di queste ricerche per i propri scopi e per affare. Immaginate qualcuno che riuscisse a fare un dispositivo per controllare le menti degli esseri umani. E allora si scatena a livello proprio di suspense tutto un qui pro quo, diciamo dei passaggi come se fosse un po' un giallo. E l'autore del romanzo, lo scrivente, che è anche l'inventore di un dispositivo per la registrazione delle emozioni, riesce, cammin facendo, con l'aiuto di altri croceristi, con l'aiuto di persone che esprimono in quella sede di massima libertà possibile anche delle idee molto interessanti,
riesce a portare avanti tutto, a fare in modo che il progetto di sperimentazione raggiunga il buon esito finale. Però bisogna tenere conto che la narrazione è fatta di tanti momenti diversi. Cosa si vuol dire con questo romanzo? Facendo parlare gente che ha dei grandi problemi, che nella società si sente un po' messa all'angolo, escono fuori delle problematiche interessanti. Emergono in qualche modo le diversità sociali. Allora, il libro vuole essere proprio questo, dare dignità alle diversità sociali. Questo è il desiderio, diciamo, dell'autore che l'ha scritto, perché uno degli argomenti principali del romanzo è la trattazione dell'essere perfetto. Non esiste un essere perfetto. Siamo tutti imperfetti e per fortuna che siamo tutti imperfetti. Ecco, un po' il tema ha anche una collocazione socio-filosofica della vita che noi viviamo tutti i giorni. Vi auguro buona lettura, l'ho dedicato ad un amico che ha una biblioteca privata straordinaria, quando ci vado mi viene voglia di dormirci dentro, per quanti libri interessanti ci sono, si chiama Dino Fioravanti. Vi auguro buona lettura.